Cominciamo bene con la schermata nera. Forse OBS ce la puoi fare. Intanto buonasera al Maria. Per quale motivo adesso non prende il gioco? Ti devo forzare, devo usare le cattive maniere. Cattura finestra specifica. Dove cacchio stiamo? Oh, Amidivil, Amidivil. Amidivil, così ti piace? Ma si può fare sta vita? Non ce la posso fare. Almeno la voce è sincronizzata con la webcam. Almeno questo ditemelo. Non ha senso sta cosa, cioè fino a stamattina ho fatto la prova e la pigliava. Adesso ha deciso che non deve vedere Amidivile per qualche motivo. OBS. L'audio, ok, grazie. Accontentiamoci delle piccole vittorie. Oh, e che cazzo, che ci voleva? Oh, porca miseria, la fatica proprio, la manovella. L'audio del gioco c'è, perché vedo che si muove la barretta, la mia voce ci sta. Santi Dio, santi Dio. Sì, ci ho messo un po' a partire, un po' perché devo finire una cosa, e un po' perché mi stavo sentendo la live molto interessante di Apreda con Carrassi che parlava dei tempi andati di Fininvest e dei cartoni animati adattati, che era molto interessante. Ok. Diciamo che giochiamo addirittura, eh. Già che ci siamo. No, 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 fanculo. Da qua dovete passare, nello stretto dovete passare. Maledette palle rotanti. E Brusin, buonasera, mi pare che non ti ho salutato, perdona. Questa perché non la raccogliamo? Perché in realtà sono già carico e stracarico di potenza. No, che cacchio, che cosa mi ha ucciso? C'erano altre palle, giochiamocela un po' più tranquillo, fatto emozionare dal... C'erano altre palle. Questo è il terzo capitolo, mi pare, del quinto episodio. È il secondo, credo, Emma. No, è il terzo, dici? Mi pare sia il secondo, questo. Assoreta! Che fa? Volevo provare che faceste questa... Ah, fa tipo esplosioni... Ah, figo. Non l'avevo mai provata, mi sono fatto malissimo, ma ne è valsa la pena. Perché sapevo che c'avevo la scorta qua, volendo. Di salute, un minimo per ripigliarmi. Ok. Siete morti tutti? Siete andati a quel grandissimo paese? Allora, pigiamo. Tu hai venti indietro, ti fermi? Qua non si muore, ok. Però come risaliamo? Ci deve essere un segreto segretissimo.
Finché non vado proprio nella lava, diciamo, nell'acido qui, non... immagino che si possa risalire da qua in qualche modo. Più o meno. Ho fatto malissimo, ma abbiamo un'altra sfera qui. Ti ho visto lanciasoli. Ah, qua dove siamo iniziati. Invece che pianeti. Lancia le stelle, sì. Di qua non l'ho visto però, prima di... Mazza! È un invito a usare la mazza? Facciamo la strada che stavamo facendo prima, dai. Perché se lì al centro come ci vado? Complesso sto livello, almeno così a prima vista. Hoppe, hoppe, hoppe. Abbastanza sicuro sia il livello prima del boss, neanche abbastanza tosto, la prima volta ho tirato un po' fatica a capire dove andare. E a occhio mi sembra un po' intricato. È successo niente. Non è successo niente. Allora, lì siamo cascati male, quindi proseguiamo di qua. E già che scoppiano quelle cacchio di lance. L'audio che fa quando li chianti nei muri è troppo bello. Allora, qua abbiamo una pratica scala a chiocciola rotante, che credo sia anche l'unica via da prendere. Architetto opinabile, lo possiamo dire. Diciamo, dalle idee un po' così. Un po' particolare l'architetto del suo posto. E dai, la forza centrifuga mi ha fregato. Non ci incastriamo magari, che dici? Grazie. Ho raccolto tutto là sopra. Perché tu guarda il design, non la praticità, diciamo che non è un seguace della Bauhaus, l'architetto locale. Solo una? Ci credo proprio. T'ho visto, sai, sotto qua. Ok, non puoi passare? Non mi fido di te, palla rotante. Che è molto suggestivo come ambientazione tecno fantascienza qua, però. No, gli stronzi con le lame! Ma posso dire che li odio questi, ma proprio col cuore. Ah, qua c'è ancora una palletta che deve morire. Che palle sto livello tutto con queste crepe nel muro, nei pavimenti che si casca sempre però. Questo è un po' scocciante, lo diciamo, possiamo dire. Non avere la sicurezza sotto i piedi. Saltare lì poteva servire. Voglio farlo in fretta, è più forte di me. La facciamo, eh. Vabbè, con calma, ho capito. Ha vinto tu. Mi dichiaro sconfitto. Glielo da shift, io non riesco proprio ad usarlo shift. Tendenzialmente preferisco a quel punto mettere proprio... No, che strazio! Ma non è tipo Super Mario che se corre di diritto sugli spazi di una casella cammino di lì, li attraversa senza cascare, no?
Che due maroni, figlio mio. Scusa che voglio recuperare un po' di salute qua, ma... Ma chi ha progettato sto posto per me, effettivamente? Oh, è incredibile, non mi ha colpito neanche una volta. Ma mi sta dicendo qualcosa, però. Questo sospetto che mi stia dicendo qualcosa il gioco. È difficile raccapezzarsi, però, effettivamente, sto livello, eh. Allora, posso saltare lì dentro, sicuro. Posso scendere giù. Ma qua è dove stavo prima, però, no? Qua è da dove sono salito, con le cose rotanti. Qui devo saltare là dentro, immagino. Io ho usato un sacco anche degli altri livelli, fa ridere una volta shift via per andare più piano, mentre ora il tasto di default dove spinta. Eh sì, infatti. Questo è vero, ci pensavo proprio l'altra volta. Un tempo negli FPS la modalità di default di movimento era la corsa. Ah, qua già c'era andato prima. Vaffanculo, pensavo di aver scoperto un incredibile segreto. Ma lì c'ero già stato prima. Quindi devo passare qua in mezzo al laser? Non ci credo proprio. YOLO! Evidentemente sì. Ok, devo salire, ma sotto c'è qualcosa inguattato qua. No, ma ben gentile! Volevo sì, decisamente un livello da shift. Questo c'ho così. Vaffanculo che stavo facendo cose, madonna, ma dammi il tempo di ragionare, però. Oh. Figliolo. E c'è un interruttore da premere. Ma che cacchio faccio a non pigliarmeli in faccia questi, cioè? Cosa mi sta sfuggendo? Sto correndo io qua, sì. No. Ok, non si può passare di qua. Mi pare di capire. Devo spegnere in qualche modo sti cosi? Perché? Con le buone manie. O devo mettere a fare rocket jump qui. C'era un motivo se mi aveva dato tutte quelle bombe lì. A faccia mia, qua è aperto? Ho paura, io questi spazi aperti ho paura. Mi aspetto le cose brutte, mi aspetto. Roba che vola, mi aspetto. Ah, maledetto, chi t'ha visto a te? Dove stai? Mi piace molto l'effetto particellare tipo scintille che fanno quando muoiono in questo livello i nemici, lo devo dire. Non tutti i nemici, ma questi qua. C'è un altro? C'è un interruttore che porterà chiaramente a grossa sventura una volta premuto. Tante animelle che vorrei prendere. Ok.
apposta, è il momento di premere il pulsantone. Che c'è scritto sul pulsantone? Crane. Ah, ok, quindi la gru. C'è modo di salire lì? Sempre con la. Sempre di Rocket Jump dobbiamo andare, ma è il livello di. Ah no, c'è un buco qua. Però qua torniamo dove stavamo prima, no? Ah, questo copriva qua. Ok, ho detto una scemella allora. Ok, quindi abbiamo. Ah! Maledetto, sembrava essere più largo lo spazio. Ha preso un colpo. Ok. Ah, ecco dove stiamo, ho capito. E lì veniamo di là, ok. Ah, devo fare a tempo, magari, non mi dire. Palla di merda. Non vedo altri interruttori. Visto altri interrotto. Carina sta sezione però, come. E adesso? Ci ho provato. Però l'unica è quella, cioè non. Quell'interruttore là è. Senza autorun non ci arrivi proprio. Ok. Non si può fare. Come cacchio ci passo? Aspe, forse ce l'ho. Mancato, però l'idea. No, fallito miseramente. Cos'è sta cosa adesso? È morto? Oh signore. Mi gira già la testa, non mi sa banale. Mi gira già la testa. Vabbè, ma che cazzo c'hai? I razzetti sotto al culo. Che fermati un attimo, figlio mio. Durante i salti. No, c'ero quasi. Ah, no. No, mi sta venendo il mal di mare, è terribile. Ma perché? Ah, forse perché come si dice, lo slancio che mi dà non mi permette di saltare abbastanza da arrivare dall'altra parte. No, io non ho capito che devo fare lì una volta arrivato là sotto. Ma che cacchio gli è venuto in mente di fare sta cosa? Scendo giù di nuovo, facciamo la giostra. Ah, ok. I mortacci vostri. E palle.
ne stanno venendo altre di qua, no? Sei figo, amico. Posso dire? Ti posso anche ammazzare da qua? Non capisco, ma forse. Direi di no. These passages are not for the living. Grazie per. Qua la chiave d'argento, che casino però veramente sta mappa. Là è molto figo però, cioè proprio esteticamente, dico. Per guardare la cazzo di mappa. Tra l'altro non ricordo parte infatti sono più difficili di quelle, anzi forse sì, mi sono fatto inculare da. Per fare lo splendido, per dire guarda che bello qua, che bel panorama, mi sono fatto inchiappettare. Dove è andato? Che mira c'hai, figliolo! Wii! Che mira c'hai? Ah, ho capito dove stiamo. Non ho capito dove stiamo. Qua c'è qualche segreto sicuramente, se capissi com'è. Non pigliare danno. Parlo subito. Qua c'è modo di risalire da quest'altro lato. Non c'è una di queste che scende abbastanza sotto da aggrapparsi? No. Direi di no. Vabbè, ci tocca con le palle rotanti. Ci toccano le palle rottanti. Ok, poteva andare peggio. Ma sicuramente qualche segreto nascosto ci sta sicuro come la morte qua. Nelle macine qua. Fammi rivedere meglio. Non ne vedo però. Ah, ok. Ho capito dove stiamo. Però devo fare l'acrobatico qua sopra adesso io perché. C'è una chiave lì, sì, c'è una chiave lì. Ah, non vedevo l'ora! E come ci arrivo? Ah, salve! Ecco come. Non avevo mica visto questo. Era quasi una buona idea. Chi è che mi aiuta a risalire, tu? Madonna, che palle sta parte. Dove sta la chiave soprattutto? No, quasi la buona, buona, abbiamo vinto. Sono ferite che porteremo con orgoglio per una vittoria ottenuta degnamente. Ma quanto danno mi hai fatto, li mortacci tu e di chi non te lo dice? Beh. Ah. Gli ascensori sono attivati?
Credo. Qua è nuovo? No, ancora più sopra forse si sale. No, qua è dove c'era il... dove stavamo prima, però... E tu che fai là? Suca! Ho sbagliato lato, ok. Credo. Può cambiare ogni volta, quindi adesso salgo qua. Poi vado qua. Poi qua. No, no, ma veramente progettato bene sto posto, eh. Mi sembra veramente, guarda, un babà di architettura. Non so che sto facendo, non so dove sto andando. Ma pure la doppia spirale, per il massimo della confusione, proprio. Ah, e sti cazzi? Lo possiamo dire? Quindi se salgo da uno e scendo dall'altra, mi porta altrove. Non mi pare proprio. E mo? Di qua dovrei andare, immagino. Aiuto! Che cazzo vuoi da me, gioco? Tu devi... permetti la domanda, dove devo andare? Lì ci sono stato, lì ci sono venuto. Là di sotto ci sono salito. Non dovrò buttarmi in quella finestra lì, no? Qua dico, non credo proprio. Mi sono perso qualcosa salendo? Non me lo dire ancora, ma te lo chiedo io tra un po' nel caso, tanto non è uno... questo non è uno di quei giochi in cui mi faccio troppi problemi con gli spoiler. Dammi giusto qualche minuto di tempo di se ci arrivo. Non là, quello no, quello poco ma sicuro non era il posto giusto. Ah, qua forse. Vai, se... immagino di sì. Dammi della salute! Non mi stai dando della salute! Continui a non darmi della salute? Tornato completamente indietro per là perché avevo controllato solo l'ascensore con la BFG. Quindi è qua. Poi qua devo cercare di non pigliarmi di nuovo in faccia i laser, possibilmente. No, ero già dentro! Scusate. Ero già al lato giusto io. Che dio. E ho tornato indietro con un coglione. Ok, salviamo qua. Però che non mi dia manco un po' di salute, qua è brutto, lo posso dire. Direi che è proprio il caso di... Direi che ci stava qua, cioè ci stava proprio da... ci stava proprio a pennello. Che figata lì dentro. No, però lì c'è chiaramente un segreto se caschi nello spazio stretto. Poi ci proviamo. Di qua immagino si prosegue il gioco.
Le tagliatelle cosmiche non perdono, no, le tagliatelle di nonna Pina spaziale, sì, assolutamente. Nonna Pina spaziale la sapeva lui. Ah, ma non ti ammazzano? Oh. To waste pool, mentre di qua. Back to silver key. Ah, ok, no. Back to silver key direi di no. Ok. Ho sentito, sa? Questo è radioattivo tutta la vita. Ok, non è stata un'ottima idea questa. Lo possiamo dire? Lo possiamo dire. Come cazzo è previsto che io ci scappi da lì? Devo pigliarmi danni? Devo tankarla quella sta zona. Sicuro che fosse solo acqua? Perché ha colpito qua sotto? C'hai ragione, sai, però era, sembrava proprio quel danno intermittente tipo acido. Mi sono un attimo sturbato. Non mi serve, non mi serve. E dai, ciccio! E non ti metti due saponette sotto le scarpe ogni volta che esci di casa. Oh, niente, non riesco a stare diritto su sto coso. In assoluto la cosa più difficile del gioco, prima. Ho sentito, eh? Dov'è? Dov'è? Sempre in acqua. Lo sapevo. Colpirli poteva essere una buona idea. Voglio ce la può fare, dai. Grazie. Morire. No. Dormire, forse morire. Dove cazzo sto andando? Mo sbuco nel sotto la tazza del cesso di qualcuno. Mi è talmente piaciuto il primo giro che ho voluto rifarlo. Già, ho paura di saltare troppo come prima. Ah. Io di là devo arrivare, credo. La posso fare, fa sto salto, no? No, ma sì che si può. E che cazzo. E qua è sopra dove stavo prima, però.
Ok, quindi mo dove cacchio devo andare? Devo tornare aria all'aria della chiave argentata? Andare di qua? Sì! Aiuto! Non so dove sono! Ah! Madonna santa, se non mi viene. Se non vomito stanotte, stasera non vomito più. Sono tornato indietro praticamente. Sì. E mi ha riportato qua! Come? Qua ma dove cacchio sto? Ah, ok, di nuovo qua sto. Devo rifare sta cosa. Io di qua ci sono venuto, si prosegue diritto in qualche modo. Là torniamo dove stavo prima. Basta che da quella stanza non ti butti giù. Quale stanza, Elma? Che qua devo scendere per forza, mi sa. Arriviamo qua, quindi torniamo all'acqua di prima, devo buttarmi in acqua di nuovo. Mi sono perso una via. Qua? No, qua mi sembra un segreto, però. Qua c'era solo un segretino. Sto rifacendo la via al contrario, praticamente. Ah, di qua forse. Devo salire di qua. Ok. Non avevo visto che c'era una scala a scendere e una a salire prima. E sono cascato comunque io, vabbè che si risale subito di qua. So perché ero convinto che andasse allo stesso posto questo. Lo stai? Dove sei uscito dall'idea? Ok, dovremmo esserci. Altro giramento di robe, maledizione! Basta giramenti di cose! Mi devo infilare in quel varco lì, qua. Oh signore! Ma che è Half-Life il primo? Ma
parte peggiore di Half-Life. Dopo Xeno. E mo come risalgo sopra? No. Dai! È chiaro. Che palle! Vabbè, sti cazzi la salute, va. Voglio cercare di capire dove devo andare. Sono cascato di nuovo. Ah, come cacchio risalgo qui? Da qua non ho capito dove devo proseguire, però. C'è qualche spazio laterale che mi sfugge, qualche piattaforma. Vedi da dove sono venuto, no? C'è qualche altra cosa dei lati? Altra via? Non mi pare proprio. Ah! Ma non c'ho la chiave. No, cazzo, sbeto arma! Esatto, quella roba di Half-Life, che dovevi risalire con le piattaforme rotanti, che ho odiato, lo odio ancora adesso. Ah, che brutta cosa questa però. Eh sì, e grazie, grazie, e grazie. Che strazio. Perché a volte sale, a volte no. Fanculo la salute, ma proprio fanculo. È andata a fanculo pure voi. Ma io ti odio fortissimo. Ma ti odio con tutte le mie forze, proprio tutte. Basta trappole, cazzo. Questa che cazzo l'ha vista? Che vanno a velocità diverse, tra l'altro. O comunque è difficile farti un'idea. Pure! Ah, che dito nel culo però! Cioè, veramente tipo improvvisamente il dito nel culo sto posto. Grazie. Doppiamente grazie. No, senza pietà, devi morire così, soffrendo. Oh, non muore mai, ma che?
Adesso ho capito dove cacchio sto però. Ah, ok. Ma dove cazzo è uscita questa, mo? La miseria, oh. Li facciamo tutto il giro, bagnati in fin di vita. Con cose belle. Sono andato da qua. E sono cascato di nuovo. Perché sta musica di morte e violenza all'improvviso? Oh, ma ci deve essere un modo sensato per risalire qua sopra. Senza rischiare di incastrarsi nelle cose. Questo no, è sicuro proprio. Non facciamo scherzi. Ah, santa pazienza. No. Prossimo, prossima fermata. Alla. Nervi, oh. Ancora insisti, oh. Nonna santa. Io devo tornare dove stavo prima. Rifarmi le cazzo di pendoli della morte. No, ok. Siamo sotto a quel livello lì. A posto. Solo tu? Ma guarda, caro mio, basta che mi fai andare da qualche parte. Devo scalare sta cazzo di cosa, ovviamente. Lo forge se è forte, se no sinceramente non lo so. Sarà che se è forte te lo so a memoria. Non lo soffro più come una volta, questo qua lo sto soffrendo abbastanza. Poi sì che sia un livello più divertente da giocare complessivamente, poi. Se ci limitiamo ai trappoloni. Come salgo lì sopra io mo, scusatemi. Non ho mica capito io. Però il gioco mi mandava qua. Io continuo a non capire come si salta. Ma intanto continuo a capire benissimo come si muore. Poi Giorgio. Ho pensato pure io di fare una cosa del genere. Da dove però? Non da là. Io non sono capace di fare rocket jump, quello è il problema. Però, cioè, ci deve essere un modo per salire.
Come cazzo ci arrivo lì sopra? Perché questi non sono scalabili, sti cosi. L'allerta. Sta diventando automaticamente il mio livello che mi piace di meno questa, cioè, sta abbattendo quello egizio, che era noiosetto, ma almeno non c'ha queste cose un po' di puzzle ambientali e un po' di merda, se lo possiamo dire. Diciamo, no, il mondo mi è piaciuto molto, è questo pezzo qua che è proprio da ho una soluzione stupidissima e non riesco a capirla. Ma non capisco come dovrei salire lì sopra. Poi scendi là e si incastra, capito? È una cosa brutta. Io lateralmente vedo i soliti posti che c'erano sempre. Non è che qua sopra in qualche modo, che ne so. Siamo tornati qua di nuovo. Ah, io lo sto proprio odiando sto pezzo, non il livello, onestamente. A livello finale robe che hanno iniziato molto di più, perfetto. Cioè, state vedendo. Mi devo predisporre all'irritazione. No, qua veramente non so che cazzo fare. Cioè. Cioè, mi fa pensare che devo arrivarci in qualche modo da sopra. Non partendo da dove sto adesso. Perché qua non c'è un appiglio, non c'è un cazzo. Quindi o c'è uno di queste strade che ho già fatto che mi portava in alto, tipo qua. Salendo magari c'era un posto da cui potevi... Ah, tipo qua! Ma vaffanculo, me l'ho pure ricordato prima che c'era l'altra porta. Ma che mira, ragazzi, che mira. Mi sta già girando la testa, però va bene così. Piano, piano, piano. Non mi mettere i combattimenti qua, per favore. Ok, questa l'ho vista, forse. Al prossimo giro. Oh. La mamma dell'architetto sempre. Ah, così? Vabbè, meno male che avevo salvato, mi ero distratto un attimo. E andatene pure a fanculo, va. Ah, uno è ancora vivo? Che è successo? Due sono ancora vivi? Basta, la fangù. Ho perso proprio ogni pazienza in questo livello. Uè, Spawn, buonasera. No, ma lo sapevo che c'era, Giorgio. Solo che sta cosa mi ha confuso, perché tu quella porta con le chiavi rosse la vedi salendo e sai che non puoi aprirla con le chiavi d'oro. Poi fai il giro di là
E ne apri un'altra e il mio cervello ha fatto uno più due, ho detto, beh, questa qua è quella che apriamo dall'altro lato, ma non aveva senso in effetti. Vedore, buonasera pure a te. Che atmosfera. Io metto la mazza comunque. Mi sta buffando di oggetti. C'è un boss tipo a tipo arcidemone di Boom in un'arena. Poi salgo qui sopra però col drogaggiante, immagino. Vabbè, salviamo e faccio le risate. Ah no? Avevo frainteso? Figo! Mi ha abbuffato di anime comunque. Faccio un attimo la spesa se permette. Ah no, questo è inutile prendere. Oh, ma salve! Forge Master! Molto Dark Souls pure tu, eh. Si è fatto un cazzo fino adesso. Ok, è chiaramente invulnerabile, mi sono perso qualcosa. Beh, guarda che scena cinematografica però che vi ho tirato fuori qua, eh. Dov'è il trucco? Caro il mio Forge, ma... Ciao. Ah, c'erano dei pulsanti da premere. Sprecatola sul... Ahia, non t'ho guardato bene. Infatti. No, come è mancato? Venga, venga. Oh, non dura un cazzo però. Tipo che non conviene proprio usare questa cosa. Sono morto, ma abbiamo capito come funziona la vita. A me non fa danno quella roba, no? Ah, però aspetta. Salve, 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 aia. Oh, se stavo fermo era meglio lì. Non dura un cazzo, però, eh. Abbiamo capito come funziona. Figo è figo, no? Assolutamente figo. Non avessi sprecato la sol cosa lì, sarebbe stato meglio.
Veramente doppista cosa però. Cioè in maniera vergognosa però. E vabbè, arrendiamoci all'ineluttabilità della morte, però, caro il mio Forge Master. Non è che puoi rompere i coglioni così a lungo, però. Au. Non l'ho pigiato? Aia. Belli i fuochi d'artificio. Più, più. Ho soffiato. Lore. Ma c'era chiaramente un segreto che mi sono perso da qualche parte. A meno che non fosse quello all'inizio del gioco. Uno su due. Che cazzo. Ma è una gioia. Oh. Ce n'era un altro. Welcome back, champion. Sì, Assoret. C'è rimasto Arcane Expanse, no? O dico scemenze. Non ce ne sono altri, no? A occhio direi di no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bello l'occhio! Ha molto copertina di James di Richard Dean per gli Yes, qualcosa del genere. Vediamo. Facci sognare. Arcland Verge. Ok, no. Ma hai rifiutato. Ok. Non volevo. Ma che figata è sto cosa? Bello sta estetica vetro soffiato. Cioè vetrata, voglio dire. Ovviamente. Andava fatto. Bella pure la musichina, eh. È il livello arcano questo. Guardali che fanno le capriole. Sta cosa di farli esplodere è un'arma a doppio taglio, però. Se stai lì a aspettare che esplode, intanto l'altro ti colpisce. Devi stare un po'. Quello è chiaramente un bug di qualche tipo, no? Meglio non rischiare. Ah, è un pezzetto di sto coso, ok. Di sto nemico, chiaramente. Guarda che figata pure qua. Molto bello questo. Ma bello di un bello bello. Hai potuto saltare, ma no. No, stasera no. La dimensione dei maghetti, infatti. Musica molto bella, sì. Ragni? Vattene via un colpo. Spettacolare questo. Ma veramente. Che bestia sei?
Ah, veleno? Siamo al veleno? Siamo ai naga col veleno? Ho finito le armi, io, tra l'altro. Non bene. Ah, chiunque abbia messo il follow un attimo, sono un attimo in ambush. Wave Igliud. Grazie. Se non sei un altro bot di Twitch, meglio ancora. È Mura. Scusate. Io non avevo un'arma. No, ma il tridente che numero è? Scusate. È scarico? C'ho il mana blu. Ah, eccolo qua. Non l'avevo raccolto. Oh, dammi qua, dammi. F per assetto. Era troppo. 41 NXP. Siamo in zona bot per stasera. Non capisco cosa succede. Certe sere arrivano sti follow così un po'. E senza pagare, attenzione. Cioè, mi vengono perché sono bello, chiaramente. Te ne accorgi perché non commentano mai in chat, quindi. Al di là dei nomi, c'è uno che mette il follow, magari prima dice ciao, che ne so. Non ancora, allora aspetta, c'era un'altra cosa che volevo vedere. Cioè raccogliere questo. È l'allero, è per chi mi hai preso, è che non lo sapevo che stavate in agguato là. Ma che c'ho scritto, giocondo proprio. Un paio di FPS l'ho giocato in vita mia, eh. 41 è sicuramente una persona. Forse una persona per davvero, vedo che follow anche sul canale del tizio che sta lavorando a poco. Non lo so perché alcuni bot. Io, mi fa piacere se è una persona vera, eh. E lo saluto e lo ringrazio. Ma alcuni bot fanno queste cose, non so, ma alcuni bot hanno proprio un canale. Per dire, Commander Root, se non ricordo male, c'è tipo il canale con le statistiche. C'è le statistiche di varie cose che tu vai lì e te le guardi. Magari, esatto, segue chi gioca a Medieval. Quindi segue la gente di ottimi, dai buon, dagli ottimi gusti. Perché rischiare in mezzo ai maghi qua? Almeno chiedono da quanto giochi e che livello sei. Vabbè, ma questo non si presta. Cioè. Rainbow Six si presta. Devo farlo, sapete. Questa è una cosa infantile, un po' bambinesca, di rompere le cose, ma lo devo fare. Morto anche l'altro? Musichina di grande livello. Comunque, ho detto, gliela compro colonna sonora quando finisco il gioco. Gli ho preso quella di Dusk. Mi ha lasciato il follow anche di là, vedi? Maghi che fanno proprio le palle di fuoco vere. Cioè, maghi veri. Ma morire? Sono messo malissimo, ho dovuto fare lo splendido con i maghi qua. Però
dato una chiave, giusto? Questo non l'ho raccolta, eh. C'è della roba di qua. E la chiave? Avevo visto porte argentate. Lì, lì in fondo, sì. No. No, questo è proprio un... Vedete dove sono venuto, no? A giudicare dai frammenti, quindi forse devo salire. Sorridi. Pure i dardi incantati c'avete. Ma tutto il repertorio di Dungeons and Dragons c'avete. Tre dardi incantati sono maghi di quinto livello questi. Anzi no, di settimo livello forse. Uno al primo, tre al... due al terzo, tre al quinto. No, no, tre. Il quinto era giusto. Qua c'è la chiave. Sembrano gli stessi insettori di Half-Life 2. Un po' sì, è vero. Le formicaleone lì, come cavolo si chiama. Gli antlion. Ma che qua è proprio bello. Io mi guardo adesso, mi guardo il panorama spaziale qua. Così, vandalismo senza limitismo. A posto, che succede qua, no? Ho visto là sopra, cazzo. Ah, c'ha la mazza pure lui, la mazza che tira gli spuntoni. Figo. Però lo invidio perché la sua è viola. Che è il colore della ciolla, questo l'avrebbe ricordato, ma è anche un gran bel colore. E mo? Oh, salvo! Fate veramente versi brutti però. Guarda quelli che hanno la stessa mazza, è chiaro. Dobbiamo confrontare le rispettive mazze. È una persona allegra il campione di AMD. In che senso è il campione? Guarda che belli pure i pavimenti, sto livello è proprio figo. E quando un uomo con la mazza viola incontra un uomo con la mazza di un altro colore. E non vale, lui colpisce meglio, non lui. Ah, è il personaggio, sì. Sì, è... È un animo. Sta già venendo il vomitissimo. Sa mai dove mi condurrà questa spedizione su sti cosi? Ho panicato!
quello qua, perché qua c'è colore e cose. Bravo, bravo, molto bravo. Ho panicato, ma poi tutto sommato non è stata una cattiva idea. Quindi va bene così. Il champion di sto gioco mi ricorda vagamente il personaggio di Godsmere Amiga. È vero, è vero. Faccia pure lui, faceva degli strani versi, per effettivamente. Panic Soul Mode, Best Soul Mode. Abbastanza. Lì c'è una palletta rossa. Ah, dammi tutte le tue pallette. Meno male che questi ascensori non ti scamazzano quando li... Ho apprezzato molto sta cosa, devo dire la verità. Non ci arrivi, non ci arrivi. E mi spiace. Fa danno ad aria. Ehi, così vicino, così lontano. È arrivato l'amico con la mazza, è arrivato in un posto veramente di merda, se possibile, per combattere. Un sacco di mazzate sto pigliando, non buono. Vedete, fa il gesto. Fa un elegante movimento del bacino quando lo colpisci. Però che si rompono in pezzi di vetro pure loro. È tutto a tema vetro. Overkill, quindi è morto. Lato pulsante. Vi dirò, dopo il livello di prima, un livello così lineare, non mi dispiace per niente, devo essere onesto. O comunque è molto più lineare. Dove vai? Torni giù! Venghi! Venghi qui! Vai. Venghi, venghi, non facci il timido. Vabbè, allora, però, signore, scenda da quel cazzo di ascensore. Oh, e che diavolo. Vabbè. Allora facciamo perdere tempo alla gente onesta che lavora, che non ha tempo da perdere. Aspetta, questi scioperati che bloccano gli ascensori. Ascensori chiusi. Un po' troppi maghetti qua, eh. Abbiamo un arcimago? Abbiamo un arcimago? Guardalo con Lightning Bolt in faccia. Ah, tu è ancora vivo. Ancora per poco. Fighissimo l'arcimago lì. Apprezzato molto. Mazza! Mazza, finalmente! Ho riavuto la mia sacra mazza. Fatta! Cosa si aprirà mo qua? Non è efficacissima la mazza contro sti cosi. Morti tutti?
Coming Soul Mass è un po' sì. Va l'architettura di un certo livello, va. Sto già odiando il momento in cui dovrò farmi tutta sta parte adesso. Cioè adesso. Un momento che è molto vicino. Però qui sopra ci salgo con la mazza bene in vista. Non li vedo proprio questi, oh. No, qui mazza non rende. Atterrate un po' magari, no? Siete un po' un problema voi lassù, poi devo fare una corsa. Dove stai? Ma che bel balletto però. Au. Au. Dove cazzo sta quello che mi sta colpendo? Scusate. Datemi le vostre anime. Ce n'è ancora uno vivo? Può darsi. Già che ci siamo, io su sto cordone qui come ci arrivo? Così? Ma da più sopra. C'era solo questa qua, non c'era una cosa di salute, no? Ah, la salute sta qua. Ma salviamo pure. Ah, altro arcimago. Boh. Un po' buttata lì pure qua. Pensavo che chiamasse gli amichetti. Pensavo. Ci buttiamo nel portale. Puzza! Guarda questo che non l'avevo visto qua. No, voglio quella. Devo fare il giro. Ah, questo è quello che vedevamo dall'altra parte, sì, figo. Non ho capito cosa hai detto, ma ho ragione io. Vedi? Che ti dicevo che avevo ragione io? Vabbè, 99 è inutile che mi vada a raccogliere quelle cose per una, per un punto a salute. Ci voglio buttare nell'occhione. E lì sopra come ci arrivo? Sì, magari meglio. O magari salendo di qua. vabbè. Era tutta una scusa per andarmi a prendere la salute adesso. Non la mia prestazione migliore come era che già. Watch out! Solo una palletta qua, eh? Niente altro se. Eh
è un po' fanculo nelle andate. Con affetto, ma me ne dovete andare, che morire così con questi cosi no. Sono veramente le cose di Half-Life qua. Sono arrivato in 15 milioni caricandomi a testa bassa. Non si rompe una di queste, eh. Ah, muro di merda! Ho bloccato, qualcosa mi ha bloccato di lato, mannaggia. Non benissimo questi, andiamo così. Ah, fango, pensavo fosse morto. Mi sono preso l'ultima palla, l'ultima bomba in faccia perché pensavo morisse, però almeno qua ci abbiamo un po' di cure. Dove dobbiamo andare? Ma che è? Ah, hai avuto ragione tu. Bra, bra, bra. Hai avuto ragione tu. Quando una ragione ha ragione. Sempre l'ultimo stronzo che deve dire la sua, ci sta. Sempre, oh. C'è uno dietro? Sto stronzo! Ce ne attacchi alle spalle, facciamo! Da dove sei uscito però? E basta, mo però. Sono i serpenti del cazzo. Ma sono presa comunque un colpettino di veleno, perché sì. Perché no? Vediamo un po' il tridente, va, che è un'arma che non uso proprio mai.
poteva andare molto peggio. Pensavo di aver trovato un segreto, altri due. Sono tutti inguattati qua nei lati. Manca l'ultimo. Eccolo qua. Tua sorella ha fatto perdere tutto il gesto atletico. Ora io dovrei fingere di ricordarmi dove dovevo usarla questa chiave. Fatti inchiodare, mago! Ma dove è rimasto bellino lassù? Il portale non, che per tornare indietro non c'è, giusto? Cioè non c'è modo... Ah, forse sì. Devo tornare indietro, no? C'era una porta argentata da qualche parte. O forse no, perché da qua non posso tornare più indietro invece. Qua come ci sono arrivato, scusatemi? Con quei teletrasporti blu? Quindi era qua? Era in questo quadro qua? Guarda come si sente la vecchiaia, in questo quadro. Guarda stesso dove stava la chiave, non ci ho fatto caso. C'era una porta da qui. No. Beh, quindi... E che ho una memoria di merda? Io devo averla pure vista una chiave io da qualche parte. C'è una porta con la chiave. Qua non è allora. Io devo tornare indietro allora per forza. Lì non si poteva andare. Allora lì sono respawnati i nemici qua prima. Quindi a tornare qua almeno era... Era probabilmente giusto. E da qui in poi cara. La chiave è rossa, è dorata questa. Questo? No.
questo. Va, fanculo, non avevo visto che c'era il simbolo della chiave. È bello il cambio di musica, vabbè. Colpiamolo magari. A cavallo, Ma mica avevo capito. Mi hanno fatto troppo prendere dalla scoperta che fosse a cavallo. The exit passage lies below. E andiamo. 96%, ce ne abbiamo persi almeno forse un paio di nemici. 1 su 5. Non credo che andrò avanti ancora molto a lungo perché, nonostante vada meglio, comunque un po' il dolorino al braccio mi sta venendo, quindi non vorrei sforzarmi troppo. Facciamoci, arriviamo a 2 ore di live, liscio. Tanto questo è il penultimo capitolo, no, Elma, confermi? No, Telm. Ti farò un po' stacco pure io. Strano sto posto, però. Che meraviglia pure qua. Ma quanto hai vinto? Non li sto colpendo, mi sa, eh. Ah, voi ci siete. Tutti finiti? Quanti posti devo andare però? Attenzione. C'è pure una, cioè, c'è un'imponenza comunque di ambienti a volte che è significativa però. Guarda qua pure l'effetto che fa qua. Ah, c'era un altro! Vaffanculo! Crida, tua sorella! Ma io intanto mi devo fermare a guardarmi in giro, però, che sembra che a furia di correre, come questi giochi ti spingono a fare, ti perdi comunque dei bei scenari. Ah, l'avevo pure visto, ho detto non arriva fino a qua, invece ci arriva. Fanculo, che mira che ci avete pure voi, oh. Fanno il corso proprio di tiro con l'arco lì al nido delle serpi. Il corso di fromboliere applicato proprio. Sono coperto qua, ciccio. Non mi avrai. Guarda che cazzo c'è. No, io non volevo andare qua, volevo salire sotto.
Non era morto, dicevo io. Figura di merda. Ma ci sta. Io voglio andare prima sopra, però. Le vertigini, signora mia. Qua nella casettina volevo andare. Ma che bella casettina. Ah, c'è l'amico vostro lì. Moriamo! Non muore. Non muore. Ciao Brusin, buonanotte. Grazie per la compagnia pure a te. E quando non muore, non muore, cazzo. Lo colpiamo? Pum pum pum. Che suoni fa? Ma guarda sto ti maledetti qua sopra. È divertente quest'arma da usare, mi devo sempre usare questa con le cose che volano. Non so perché. Ma dove provano a salire? A saltare per le scale. Poi mi sono ufficialmente perso, c'è un tipo 414.000 posti dove dovrei andare, dove potrei andare. Uno è qua sotto, che magari è dove sarei arrivato facendo il giro con l'altra stradina. Uno è proseguendo di là. Prego, dimmi che qua ci arrivavo facendo quell'altro giro lì. No? Sì, dai, qua è là dietro, ok. Perché non li raccoglie questi? Voglio rischiare di cascare giù. Mi spiace che mi ha. Ma veloce a volare questi, oh! Dove sta? Qua ci sono già stato, no? Sì. No. Okay. Sto completamente perdendo in questo momento. Allora, qui c'è una porta chiusa, che si aprirà premendo questi due interruttori, immagino. No, questo è un ascensore. Ok. Questo è un altro ascensore. Questo aprirà la porta. No, questo è un altro ascensore. Sfugge qualcosa? Voi sono tutti abbassati. No, aspetta, questo no. Li devo alzare tutti e quattro. In qualche modo, immagino.
Ah, c'è la chiave là, ma che cacchio l'aveva vista? Maledetta a me che sto cecata, oh. Allora, questo fa scendere questo, immagino. No. Per qualche motivo no. Non risale, mo? Aspetta, sì. Solo quello risale. Ma pure gli enigmi con gli ascensori mi devi fa fa. Perché mi ha sparato lontano invece di farmi salire come dovrebbe dovuto? Allora, aspetta, prima è questo qua. Non risale più. No, ma grazie. Mi serviva proprio una dell'enigmistica ambientale, sì. Cacchio. Ma c'è da arrivare in modo tale che quando quello sale poi. E mo? O questi scendono e non risalgono più. No! Con quale ho fatto con quale angoscia nella voce proprio. Ah, c'è da ammazzare di nuovo i tizi qua. Vabbè, diciamo che stacco qua allora, dai, che mi sta venendo anche un po' di fastidio, quindi ce la giochiamo la prossima volta. In teoria non so quando, perché domani pare che si riesca a ripristinare il circoletto degli anziani che giocano a Civilization. E giovedì addirittura potremmo tornare su Minecraft, però vediamo. Nel mentre, a chi c'è? E chi c'è stato, buonanotte a tutti, grazie per la compagnia. Alla prossima.